Permetteteci soltanto, la nostra prima anteprima, siete stato un pubblico speciale, anche per questo motivo qui. Mi fai passare anche un po', Tommy, grazie. Siete un pubblico... Jimmy è una piccola rivoluzione gentile. Noi la chiamiamo così, visto che le rivoluzioni di questo periodo sono proprio molto sbagliate. E in genere, quando ci sono altri pensieri sotto, è tutto molto sbagliato. Questa è una rivoluzione che parte da un sorriso, da un paio di tacchi rossi, ma dalla consapevolezza che si può essere tutti assolutamente unici. Questo spettacolo non si potrebbe fare, non si è potuto fare, non si potrebbe mai fare senza uno staff creativo che credo sia il migliore in assoluto in Italia in questo momento, a parte me che non c'entro niente, quelli bravi stanno entrando adesso. Direzione musicale, Dino Spinelli. Perché era giusto farlo, l'abbiamo preso, l'abbiamo fermato per 2 anni, poi è arrivata la pandemia, poi ne siamo usciti, ne stiamo uscendo, e poi è arrivato a un certo punto un signore, si chiamava Alessandro Zan, che ha pensato di fare una legge, o provare un decreto legge che in Italia, in qualsiasi paese civile, non dovrebbe esistere, perché una legge che impone qualcuno di rispettare non deve esistere, la civiltà deve passare prima di arrivare alla costruzione. Buttò la produzione esecutiva, Paolo Manfredini e tutti quanti gli altri, ci ha guardato e ci ha detto: sapete che forse è il momento di fare Jamie in Italia? Questo è Alessandro Longobardi, non posso che ringraziarlo a nome di tutta la compagnia, di tutti i creativi, a nome di questa rivoluzione esecutiva che si chiama Jamie. Alessandro. Grazie a tutti, intanto vorrei ringraziare questa bellissima platea e Senigallia che ogni volta ci accoglie con grande entusiasmo. Ringrazio il sindaco, l'avvocato Olivetti, il presente, Gilberto Santini di Amat, Paola Giorgi che cura le nostre relazioni qua alle Marche, e devo dire la compagnia dell'Arancia, storica compagnia marchio di queste terre. Facciamo un applauso a Piero Di Blasio. È stato un lavoro complicato, difficile, passato attraverso questi anni che tuttora purtroppo non sono felici. L'ultimo scoppio della guerra chiaramente ci lascia tutti, come dire, sorpresi, senza parole. Ci auguriamo che a breve ci sia una risoluzione di questo conflitto, e in ogni caso auguriamoci che abbiamo in qualche modo dato a voi 2 ore di gioia, felicità, e in qualche modo di aver aperto le menti verso questa prospettiva, questo modo diverso di vedere le cose. Grazie. L'aspettiamo, Gianni,